Si chiama Da Vinci XI, il nuovo robot di quarta generazione di cui si è dotato l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Rappresenta l'evoluzione della chirurgia laparoscopica e consente di essere ancora meno invasivi, garantendo maggiore precisione. Sarà impiegato maggiormente in urologia, ma essendo multidisciplinare potrà essere utilizzato anche nella chirurgia generale, toracica, ginecologica e otorinolaringoiatrica. Il robot Da Vinci fondamentalmente, se andiamo nella storia, è nato per i cardiochirurghi, poi io dico in maniera, diciamo così, è sceso un po' a livelli più bassi in organi meno nobili del cuore. Viene applicato soprattutto in chirurgia oncologica, urologica, quindi soprattutto per chirurgia oncologica della prostata, chirurgia del rene, chirurgia della vescica. Si fanno grossi interventi e il vantaggio naturalmente è quello di essere mini-invasivi, anche se poi questa cosa viene spesso fraintesa, perché il fatto di vedere solo 4-5 buchi si pensa che poi l'intervento di per sé è una stupidaggine, invece sono interventi che hanno la stessa complessità di quelli che si facevano sempre a cielo aperto, col grosso vantaggio della mini-invasività, con grossi vantaggi sul paziente, perché riduci l'uso degli antidolorifici, riduci i tempi di degenza. Inoltre questo sistema di cui ci siamo dotati ha questo fatto della doppia console che ci permette di assistere i giovani chirurghi e di prepararli. Siamo teaching hospital, abbiamo come urologia riaperto la nostra scuola di specializzazione e quindi abbiamo giovani medici da formare. È un compito dell'università di formare giovani medici. Il robot Da Vinci è uno strumento innovativo che ha richiesto un investimento di quanto? Complessivamente noi pagheremo nei prossimi anni 12 milioni, la macchina in sé costa 3 milioni e mezzo circa, ma chiaramente su questo tipo di chirurgia incide molto il consumabile, nel senso tutti gli attrezzi e device che noi andremo a usare, perché ogni intervento va allestito il robot con, diciamo, materiale nuovo, e questo chiaramente incide quasi più che non la macchina in sé.